amici, come ogni domenica vi do il benvenuto nel Master Risponde, la rubrica più seguita su YouTube Italia, ma anche no, ormai questa è l'intro ufficiale, quindi beccatevela ogni video del Master Risponde. Ma non dilunghiamoci troppo nell'intro, lasciate un mi piace, un commento, condividete il video, blablabla, tutte quelle cose lì. Ma adesso, prima domanda, con questa voce incredibile. Sei mai stato in presidenza per qualcosa che hai o non hai fatto? Punto di domanda. Sì, allora, per qualcosa che ho fatto, palesemente. Però una volta per qualcosa che non ho fatto, ovvero una volta mi ricordo era... Carnevale del lontano 2012-13, una roba del genere. E mi ricordo che tra l'altro un nostro amico che aveva boh uno o due anni in più aveva spruzzato malamente la bomboletta, quella col sapore di cacca, che schifo. Però dovrei prenderla per carnevale. Negli occhi comunque un nostro amico si era lamentato, pianti, lacrime, sberle incredibili. Però hanno dato la colpa a me e un altro. Siamo finiti in presidenza, non ci hanno sospeso, ma ci hanno dato note su note. Sberle, insomma, do talmente tante sberle, sembrava la sagra della sberla per quante ce ne andate. Quindi sono finito in presidenza per una cosa non fatta a scuola e per colpa di un altro. Però è stato divertente, dai, ci siamo divertiti, almeno abbiamo saltato qualche ora di lezione. Prossima domanda. Domanda tecnico-tattica, mi chiedono se posso fare un video dove spiego per settare OBS. Ma l'ho già fatto, ti invito a recuperarlo. Sai cosa sono Discord e Twitch? E qui, signori, è arrivato quel momento lì. Quel momento di spammare sia Discord, link in descrizione, ma soprattutto anche Twitch, link in descrizione. Grazie Fanaccio per la domanda spam. Doppia domanda, attenzione, ho usato la tecnica della due domande in uno. Mangiato le lumache? No, che schifo, che schifo, che schifo, e non aggiungerò altro. Che schifo. E creato un sito web? No, ma ci stiamo lavorando. Occhiolino, occhiolino. E non aggiungeremo altro. Qual era il tuo sogno da piccolo? Che lavoro volevi fare? Di certo non avevi in mente di farlo YouTuber. Esatto, confermo, confermo. Il mio sogno nel cassetto, quel bel cigolante, quel cassetto, quel... era quello di fare il comico. Insulti vari in chat, prego, aspetto gli insulti. Ok, grazie, mi avete ferito. No, comunque volevo fare, e tuttora in realtà un po' voglio fare, il comico slash intrattenitore slash cabarettista slash stand-up comedian. Questo è. C'è chi vuole fare l'astronauta e studiare tutta la vita per andare sulla luna, e c'è chi vuole fare il comico. Ma va bene. Tu e Tempest o qualcun altro della community avete mai litigato? Io? No. Voi? Boh. Scrivetemelo voi nei commenti. E qui la situazione si ribalta. Se ti ritrovassi in una casa in fiamme con tua madre, tuo padre, la tua fidanzata, chi salveresti? Domanda difficile. Dannazione. Allora, dipende, non posso chiamare nessuno, le abbiamo provate tutti. I pompieri sono già arrivati, ma il fuoco è inestinguibile. Vabbè, diciamo che non entrerei nella casa. Ah, non funziona, cosa? Devo rispondere alla domanda? Dai, vabbè, diciamo che come il detto ci suggerisce, che infamata, la mamma è sempre la mamma, perciò... E ce ne laviamo le mani. Anzi, scrivetemi voi chi salvereste tra papà, mamma, fidanzata barra fidanzato in un'ipotetica casa in fiamme. Scrivetemelo nei commenti. Prossima domanda. Facciamo sempre finta che ci sia una casa in fiamme. E sono io, Tempest, Aslan, Matty, Diamond, niente. Ovviamente salverei... What? What? Capito, no? Allora, sono uno che progetta macchine, però se vedo uno che mi intralcia la strada, per forza devo scegliere se o uccidere il pedone o uccidere svoltando il passeggero. Chi scegli? Ammazzerei malamente, senza, proprio con una cattiveria incredibile, il pedone. Non fatelo a casa. Preferiresti diventare uno streamer, oh my god, un streamer famoso, o uno youtuber, oh my god, lo youtuber famoso? Ragionando di logica, se diventi famoso su YouTube, poi dici amici seguitemi su Twitch, e diventi famosino anche su Twitch. Se diventi famoso su Twitch, dici amici seguitemi su YouTube, però c'ha quel meno. Quindi la tattica è, senti qua la tattica devastante: prima diventi famoso su YouTube, poi diventi famosino su Twitch. Quindi doppio stonks. Prossima domanda. Madonna, che oggi siamo carichi, siamo carichi. Che ne pensi di Steph e Fer? Attenzione alle carra, mi caccia la domanda che potrei mettere in copertina come titolo clickbait. Interessante. Come detto l'altra volta con il video di Lion, che è incredibile, vi invito a recuperare, lo metterò nelle schede, nella descrizione, tutto quello che volete. Anche per i buoni vecchi amici d'infanzia Steph e Fer, non sono il mio target, chiaramente. Non li seguo, chiaramente. Però, se anche loro, come praticamente Lion, fanno video targettizzati e quelle, a quel target interessa, buono.
vedo che funzionano, buono, niente, basta, non credo che lo faranno tutta la vita, non credo che a 40 anni facciano, oh mio Dio, gameplay di Roblox, non credo proprio, spero, almeno incrociamo le dita, per loro più che altro, però una buona cosa se funziona, quindi ok. Fatemi sapere voi se li seguite, perché li seguite, se perché non li seguite, se seguite perché non, perché li... E niente, that's all folks. Magari lo potrei mettere in copertina come titolo clickbait. Ci può stare. Niente, domanda dopo l'ho già letta. Che ne pensi del Masseu? Dannazione. Dato che sono più grandicello, magari lui qualche video lo vedo, però anche lì. Vabbè che io non guardo tanto YouTube in generale. Comunque no, lui mi piace, è divertente, dai, fa dei video divertenti. Cioè, oddio, ne fa uno al mese, però interessante. Porterai Astroneer, non lo conosco. Gli devo dare un'occhiata, ma ci pensiamo. Tra l'altro, vero, notizia incredibile. Il 18 dicembre mi sa che voglio iniziare a portare, credo su Twitch o magari su YouTube, Pokémon Xenoverse. Se non sapete cos'è Pokémon Xenoverse, informatevi. Devastante. Ed è gratis, tra l'altro, quindi bellissimo. Prossima domanda. Hai mai rapito un bambino? Mi disso. Signori di YouTube, mi dissocio. Tiralo fuori. Ci hanno sgamati. Cioè, tira fuori il pane dal forno. Prossima domanda. Farei mai un video chiamato Master Behind the Scenes in futuro dove si vedono le parti tagliate? Ci può stare? Cioè, oddio, le parti tagliate sono la maggior parte così. Tipo io zitto, che penso faccio, però. Ci può stare, ci può stare. Potrebbero esserci delle parti interessanti. Hai mai rischiato di perdere la vita una volta? Sì, ciao. Madonna, rischia, sono più di là che di qua. Io, signor Castoro, più amato da tutti, un saluto. Potrei raccontarvela adesso oppure farci un video dedicato. Vabbè, ve ne racconto una. Una volta, mi ricordo, da piccolo, a caso, così, giravo per la casa. Sì, io giravo per la casa così. Vabbè, apro il forno che era in fase di cucinazione, nuova parola cucinazione, di qualcosa. Ci metto malamente dentro la mano così, tipo metto la mano dentro, ci sto dentro, boh, 10 secondi nel forno a 7000 gradi. Tipo che manco il sole, era così caldo. Mia mamma è arrivata perché doveva togliere le cose dal forno e no, non era la mia mano. E ha visto, oh mio Dio, mia figlia sta mettendo la faccia nel forno. E quindi mi ha tirato fuori in tempo, mi sono un pochino bruciacchiato, ma niente di incredibile. 7000 gradi di forno, vabbè. E poi ce ne sono tantissime altre, signori di YouTube, che vi racconterò magari in live oppure in un video dedicato, non lo so. Suggeritemelo nei comments. Don Castoro ci suggerisce se ho mai pensato di chiudere il canale. Per ora, fortunatamente, no. Per ora. Allora, c'era una domanda stra ignorante, ma purtroppo è da censurare. Pisto, ti si vuole bene. Hai pannelli fotovoltaici? No. Però sono fighi. I tuoi genitori come hanno preso la storia di YouTube? Bene. No, bene, hanno detto se ti piace, bravo. Se poi ti stufa, ok. Diciamo che in quell'ambito sono stati molto permissivi, mettiamola così. Perché ho voluto aprire il canale perché mi annoiavo. Ho detto, ma sì, dai, si potrebbe iniziare a fare qualche video. Quindi è stata una buona cosa. Sei mai leccato il gomito? No, prossima domanda. No, Ciro Rolex scam, voleva farmi una domanda ma gli hanno sabotato la fantasia, F per Ciro. Dopo il Covid organizzerò un raduno, avevo risposto nell'altra mi sembra, e in caso più avanti, quando ci sarà più gente. Facciamo finta che tu abbia trovato una lampada magica, quale desiderio vorresti che si esaudisse? Potrei dire la pace nel mondo, potrei dire risolvere la fame globale, oppure potrei dire diventare talmente tanto ricco da comprarmi il suddetto mondo. Ma facciamo finta che per YouTube diciamo la pace nel mondo. Non mi crede nessuno? Ci dici il nome della fortunata? BS mi sa che l'abbiamo trovata su Insta. Attenzione. Signori che state guardando il video, vi lascerò col dubbio perché per oggi abbiamo terminato le domande. In realtà ce n'erano, come sto scrollando adesso, altre 732. Però ce le teniamo per un prossimo Masso Risponde, così ci portiamo avanti. Vi ringrazio a tutti per la visione, vi lascio in sospeso del nome della fortunata. Vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero le 7. O in caso si può anche cambiare orario, valuteremo, con un nuovo video. Ciao!